parcheggiato sotto l'insegna di un supermercato. Ebbene, di notte quell'insegna crollò e quel supermercato era il PAM! Capite, no? È un grande esempio di coerenza. E quindi per essere coerenti noi abbiamo scelto di portare la classica canzone mestruo melodica che fa capire molto sul mondo teenager femminile. Si chiama Beautiful di Christina Aguilera. Qui Christina comincia con questi accordi in minore per farci capire che c'è qualcosa che non... che vorrebbe per... che una cosa che però la... E allora sì, aggiunge un accordo di la bemolle adolescenziale per dirti a tutto volume che tu sei beautiful. Lascia perdere quello che dicono gli altri, perché ricorda, le parole non ti tireranno mai giù. Oh no, anche tu sei beautiful. Lascia perdere quello che dicono gli altri, perché ricorda, le parole non ti tireranno mai giù. E qui Christina al primo colpo di genio infila un 4/4 in modo che tutte le ragazze di tutto il mondo possano sentirsi unite e battere le mani, cosa mai più falsa in tutta la storia dell'universo. Qui Christina ricomincia con questi accordi struggenti e ci racconta storie di adolescenti che dentro si sentono fighi, ma fuori allo specchio c'è qualcosa che non va. E allora fa questa faccia da gattona, lacrimona, continua a raccontarci storie struggenti, aggiunge il suo accordo di la bemolle adolescenziale e al massimo volume ti dice che tu sei beautiful. Lascia perdere quello che ti dicono gli altri, perché ricorda, le parole non ti tireranno mai giù. Oh no, anche tu sei beautiful. Culo gli altri, dai retta a me che vivo in America, perché ricorda, le parole non ti tireranno mai giù. E qui Christina, dal meglio di sé, infila un bridge incazzato per fare capire le difficoltà che dovrà affrontare questa ragazza. Ponti tibetani, diete naziste, umiliazioni sulla pubblica piazza, acne che cresce su brufoli, su peli superflui, per arrivare un giorno a casa mentre fuori grandina, andare sopra al cuscino piangendo, guardarsi allo specchio, piangere di continuo, alzare a palla al volume dello stereo e cantare ancora una volta che tu sei beautiful. Lascia perdere quello che ti dicono gli altri, perché ricorda, le parole non ti tireranno mai giù. Oh no, anche tu sei beautiful. Lascia perdere quello che ti dicono gli altri, perché ricordati per la sesta volta che le parole non ti tireranno mai giù. E qui Christina chiude in bellezza, lascia qualche secondo di strumentale in modo che tutte le ragazze di tutto il mondo possano pensare: c'ha ragione, c'ha troppo ragione. C'hai ragione, Christina, a dire che noi maschi non siamo sempre maturi come dovremmo essere. E adesso che sono nella fase di paternità, io sul curriculum ho scritto adulto. E il mio essere padre è cominciato subito con un gesto adulto. Quando la mamma ha rotto le acque, io ho detto fermi tutti. Ho comprato dei gamberi argentini da 25 euro al chilo, prima li mangiamo e poi andiamo in ospedale. E così abbiamo fatto. E durante il tragitto tantissime volte mi sono chiesto:
avrò fatto una cazzata. Ma l'ostetrica ha detto: bravi, ci vuole energia per il parto. E così ha cartocciato e stropicciato, il piccolo Martino è nato e il primo odore che ha sentito è stato quello di gambero argentino. E quella notte ho scritto: nato sotto il segno dei gamberi, con la prima canzone che ho sentito in radio, Bee Gees, Run to Me. La stupidità spesso crea le cose migliori, ma la stupidità insieme alle coincidenze spesso crea dei piccoli capolavori. Sei nato sotto il segno dei gamberi, ma mica dei gamberi normali, dei gamberi che dalla terra del fuoco si sono immolati per te per parecchi euro al chilo. E da quando sei piccolo come una lenticchia che ho provveduto io al tuo nutrimento, da quel cordone ombelicale sono passati filetti di scorfano, patate di montagna, tagliatelle casalinghe, quinoa e risotti cremosi. Quando andrai all'asilo ti farò diffidare delle mamme che comprano gli omogenizzati di latte e biscotti, perché quanto potrà essere difficile come ricetta se gli unici due ingredienti sono nel nome latte e biscotti. Quando andrai alle elementari inviterò i tuoi amichetti per il pranzo e farò delle cose poco educative chiedendo: tua mamma non fa degli involtini di bresaolo e rucola così buoni, vero? Quando andrai alle medie cercherò di farti crescere il cervello in ampiezza, dandoti da mangiare noci, anacardi, pinoli e semi oleosi, e sono sicuro che tu, sì tu, da grande sarai il testimonial del peggiore fast food sotto casa. Sarai uno che non farà mai complimenti a tavola. Ti fidanzerai con una ragazza che mangia soltanto riso fermentato e soia. Ti ciberai di snack ipercalorici ignorando le specialità del luogo. E ti farai trovare impreparato quando alle 3 di notte, tutti ubriachi, si udirà questa domanda: qualcuno di voi sa cucinare una pasta? Ma per me sarai sempre la mia lenticchia preferita. Sarai la vaniglia dei miei pensieri. Sarai come lo zafferano che è tenuto sotto scorta nelle casse del supermercato, perché tu hai una qualità che sconfigge tutti i difetti. Sei autentico. E che le proteine o gli aminoacidi ti amino o no, quello poco importa. A quello ci penserò io. Perché il 50% del tuo DNA appartiene alla persona che amo di più al mondo. E l'altra metà è della mamma. Signori e signori, Mr. Damir Nefat! Grazie, grazie. Dario Benedetto, Daniel Nefat, buona continuazione con il Sofa Sound. Grazie.